bentornati. La filosofia Kaizen probabilmente è tornata fra noi, perché, come ben sapete probabilmente, Fuji ha rilasciato il firmware 3.0 per la XH2S che vedete qui, e anche se ho coperto l'S col col clip del Peak Design. E avrete già visto sicuramente dei test online, che, ma soprattutto in inglese, dove è stata testata molto a fondo. Io non ho avuto modo di fare test specifici da poterci fare su un video di 30 minuti come alcuni sono stati fatti, però l'ho potuto usare in alcune situazioni anche particolarmente complicate, e posso dirvi che sostanzialmente c'è un miglioramento abbastanza evidente dell'autofocus, soprattutto dell'autofocus continuo, con questo nuovo firmware. Ora, cosa ho fatto? Io avevo anche in programma una sessione di foto per una gara di arrampicata, però non si è potuta fare, quindi mi è quella possibilità di testare la fotocamera è morta lì, quindi non l'ho potuto fare. L'ho testata tanto a casa in situazioni molto buie con i miei gatti, che ovviamente i gatti non sono proprio, quando si muovono non sono proprio semplicissimi da seguire per l'autofocus. E dopodiché l'ho testata anche all'esterno, e soprattutto l'ho testata, anche se non vi posso far vedere delle foto, in una festa di bambini, in un ambiente particolarmente buio, in condizioni ancora più buie della normalità di quell'ambiente. Però andiamo con ordine. Il test che ho fatto l'ho fatto sostanzialmente partendo a casa con un test con il gatto. Ho notato che la fotocamera riusciva a individuare il gatto, anzi la gatta, essendo femmina, anche in situazioni particolarmente difficili di illuminazione, e riusciva a seguirla, a riconoscere dove fosse abbastanza sorprendentemente, anche come quando era completamente diciamo illuminata, retroilluminata, quindi non facilmente individuabile. Poi chiaramente la qualità delle foto, come vedete, ero a 6400 ISO ed ero a tempi non buoni per ottenere delle foto, diciamo, in cui uno può testare quanto sia veloce a mettere a fuoco poi in quel momento, però l'algoritmo seguiva e le foto erano ragionevolmente a fuoco, ecco. Per un test del genere bisognerebbe fare dei test in realtà diversi, dove tu riesci a congelare il soggetto, ma non era quello il mio intento in quel momento. Dopodiché ho provato anche all'esterno, sempre con i gatti, che sono i soggetti che mi viene più facile trovare, e ho notato che segue molto molto bene, e devo dire ha perso veramente pochissime foto della centinaia che ho scattato in queste varie sessioni di scatto. Dopodiché ho pensato di fare un paragone in video stavolta con i risultati che ottenevo con la versione precedente del firmware. Ovviamente non ho fatto stessa situazione avanti e indietro, perché avevo già aggiornato il firmware, però mi sono rimesso in una situazione simile, e se vi ricordate il mio primo video, altrimenti lo andate a vedere qua, la situazione dell'autofocus, soprattutto quando era molto retroilluminato, era abbastanza critica, perché quando provava a inseguirmi l'autofocus tendeva costantemente ad andare sullo sfondo con questo costante avanti e indietro, che diciamo, nello sfocato dello sfondo rendeva appunto lo sfondo fastidiosissimo, perché andava da fuoco a fuori fuoco, fuoco a fuori fuoco, fuoco a fuori fuoco, veramente in maniera molto fastidiosa. Mi sono rimesso in una situazione simile, anche se la situazione non è proprio uguale, perché quella era estate, questo è inverno, giornate non proprio assolatissime in questo momento, quindi situazioni paragonabili ma non assolutamente uguali, e il risultato che ho ottenuto stavolta è decisamente più piacevole, molto più usabile, perché anche con retroilluminazione abbastanza forte l'autofocus riusciva a stare attaccato a me praticamente il 100% del tempo. C'era qualche piccolissimo momento in cui mi perdeva, ma al di là di questo l'autofocus andava molto molto bene. We'll be right back.
questo è chiaramente un enorme miglioramento che dà quella tranquillità quando si usa la fotocamera, che altrimenti in quelle situazioni lì non si aveva. Ora capiamoci, l'autofocus dell'X100S l'avevo definito già molto buono nel mio primo test, e non è che ora è diventata una porcheria perché è uscito il firmware nuovo. Semplicemente il firmware nuovo ha migliorato dove andava migliorato. L'ha migliorato al punto da essere perfetto? No, assolutamente no. Ci sono, e ve lo vedremo dopo, dei momenti in cui l'autofocus ha ancora dei miglioramenti da effettuare, ma sicuramente in generale è stato un enorme passo avanti. In situazioni invece meno complicate, con meno retroilluminazione, già la versione precedente faceva bene, anche se ogni tanto andava sullo sfondo anche in quel caso. Adesso praticamente non succede mai. Segue abbastanza bene, ovviamente ogni tanto va perdendo perché in base alle impostazioni di velocità dell'autofocus riesce o meno a starti dietro, però tendenzialmente il tracking è lì, resta lì e non si muove oltre, il che è assolutamente un passo avanti rispetto alle condizioni precedenti. Dove invece ho avuto delle difficoltà è stato provando a fotografare un pavone con una scena molto illuminata dallo sfondo, non riconoscevo il pavone, non stavo registrando con me, stavo registrando lo schermo, però riconoscevo il pavone, vedevo il box attorno al pavone, ma non c'era verso di far mettere a fuoco il pavone, riuscivo a mettere sempre dietro o la rete che c'era dietro o gli alberi che c'erano dietro. Questa cosa è piuttosto fastidiosa e ritengo che Fuji debba aggiustarla, perché se riconosce la forma deve riuscire a mettere a fuoco anche quello. Però è l'unica situazione in cui mi sono trovato veramente in difficoltà e non mi era mai capitata una situazione del genere, ad essere onesto. Dove invece mi ha sorpreso in maniera impressionante è stata una festa di bambini. Ora io non vi posso mostrare foto in questo momento perché sono foto private, però a questo compleanno l'ambiente di per sé era molto buio. E c'è stato un momento in cui i bambini ballavano completamente al buio vedendo un filmato proiettato sullo sfondo. La fotocamera, io dal mirino non riuscivo a vedere nulla, era tutto nero. La fotocamera riusciva a inquadrare dei volti e ancora più sorprendentemente, io ero con 18-50 Sigma, ancora più sorprendentemente la fotocamera vedeva quei volti e quando scattavo ovviamente col flash, quindi illuminando per tutta la stanza, riusciva a mettere a fuoco praticamente ogni singola volta. Avrà sbagliato un paio di scatti su un centinaio, più o meno. Una cosa veramente impressionante perché, ripeto, vedere il box del rilevamento volti, non riusciva a vederlo l'occhio, facciamoci. Però il rilevamento volti sì, vederla dove, nel nero più totale e vedere che poi la foto veniva a fuoco mi ha sorpreso abbastanza. Non mi ricordo di aver avuto prestazioni del genere in precedenza, però queste situazioni non sono quasi mai comparabili. Resta il fatto che il comportamento dell'autofocus è decisamente migliorato, decisamente affidabile, e ritengo, anche se ovviamente non ho fatto prove specifiche con altre fotocamere di altre marche, ritengo che quella differenza che ancora c'era con marche come Canon o Sony probabilmente si è ridotta ad un livello tale da poter non essere più considerata un motivo per fare un acquisto oppure no. Non prendete queste parole per oro colato, però, perché dovrei avere un'esperienza molto più vasta con quei due sistemi per potervi dire se quello che penso è realmente vero oppure no. Diciamo che se c'è una differenza prima, adesso si è ridotta sicuramente. Di quanto sia ancora la differenza, non ve lo so dire. Resta il fatto che l'autofocus è veramente migliorato, per cui un ringraziamento a Fuji per aver portato questo miglioramento, una richiesta di continuare a lavorare su situazioni di quel genere lì che vi ho detto precedentemente, perché ancora c'è da migliorare, ma siamo sulla buona strada e la speranza è che finalmente Fuji sia tornata a fornire aggiornamenti sostanziali nell'arco di qualche mese dal lancio della fotocamera per migliorare ancora di più una fotocamera che già era molto 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 azzeccato. Va bene, direi che per oggi è tutto. Lasciatemi nei commenti quello che pensate, scrivetemi quello che pensate se volete sapere qualcosa in più. Io continuerò a testare, cercherò di andare a fare un po' di birdwatching e di fotografare con 70-300, un'altra cosa che voglio provare con questo nuovo firmware, non ne ho avuto l'occasione.
Ovviamente non ho potuto provare droni e insetti in questo periodo, ce ne sono veramente pochi. Capisco l'autofocus sull'insetto, l'autofocus sul drone. Vabbè, diciamo, lascia un po' il tempo che trovo, almeno per quello che penso io. Va bene, direi che è tutto. Lasciatemi un like, lasciatemi due se non vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!